Che cosa è successo qui? Praticamente poco prima noi abbiamo tirato di destro. Vi farò vedere solo un tiro tra i tanti, il resto lo vedrete nel suo canale. Ed è successo questo. Calmo, calmo. A posto? Ho sentito anch'io. Basta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao Ciao ragazzi. Dennis, sono qui nel tuo studio, Ciao. Adammo Fitness Studio. Bravo. Abbiamo anche il tavolo di braccio di ferro, che vedo che l'hai personalizzato tu, Certo, logato, proprio logato. bello, bello, bello. Anche i cuscinetti belli spessi, Ti anche in gara piace? ci sono comunque, sono di questa morbidezza qua comunque. L'ho comprato quando è andato in hype a Dubai. Poi Ah, dopo dai. non l'ho usato, però Bello, bello, mi dai, facciamo piace. qualche. Oggi siamo qui comunque per fare questa vecchia sfida, perché voglio la rivincita dall'ultima volta del Rimini Wellness che mi avevi messo giù di Diciamo che ti ho destro. battuto 2 volte, quindi È questa volta vero. potrei raggiungere il 2-1. Diciamolo ai tuoi fan, Sì. diciamolo ai tuoi iscritti, potrei raggiungere il 2-1 nel caso in cui poi dopo mi metterò ad allenarmi Ok. e rifacerò un'altra rivincita e ti batterò per andare sul 3-1. Anche perché adesso ho visto che ti sei allenato con Hermes, immagino che ti avrà dato qualche No, con Hermes consiglio, ho visto più un pochino gli allenamenti, queste cose qua, meno la gara, perché effettivamente con Hermes, cioè, no? Ok. non ha senso mettersi a tirare, che No, no, quello tanto sì. è impossibile, però qualcosa, cioè, comunque inizio a capire leggermente quello che è il braccio di Ok. ferro e mi diverte Da quale come settore arrivi tu invece? cosa. Bodybuilding Ok. principalmente, Quindi fai anche bodybuilding. gare, hai gara in ballo adesso? Sì, ora a fine anno devo gareggiare. Cioè a fine anno, a Ok. ottobre, quindi siamo in preparazione, quindi siamo un pochino in discesa a livello calorico e Ok. vediamo. Dici che ti compromette sulla forza dato che Non lo sei in so, discesa? al momento non lo so, però sicuramente sono un po' meno pesante, un pochino meno. Probabilmente sì, non sto nemmeno qui a trovare scuse, può essere, come no, Fa però niente, fa niente, vediamo. proviamo. Oggi siamo qui comunque per tirare di sinistro, quindi nel mio video facciamo una sfida di sinistro, 3 round, Ok. poi Funziona, vediamo non se... so, tu sei più esperto. Ci vuole un arbitro, però fa niente, non sarà una sfida vera e propria, quindi non ci sarà una partenza forte, No, lavoreremo sulla statica. Ci certo. mettiamo dritti e poi si parte Ok, normali. onesto, mi sembra giusto come cosa. Sì. E poi nel suo canale uscirà il video di Di destro. destro, dove è più forte tra l'altro, Beh, sì, non lo quindi... so, in teoria è da provare, perché Dai. comunque il sinistro. Iniziamo a scaldarci intanto. Vogliamo iniziare? Ma sì, dai, Questione di sinistro. dignità qua. Allora, il sinistro ok, è pronto. Io intanto ho la cinghia per sicurezza, vediamo casomai avvenisse lo sgancio, lo utilizzeremo come riserva. Bella Voglio la cinghietta. sentire un po' la tua mano, vediamo come impugni, come ti muovi. Vai. Già la partenza non mi piace, però ti Cioè? consiglio il gomito fuori, perché se qua sei limitato, fuori così puoi cadere giù. Esatto. Ok. Vai, prova, sentiamo com'è. Vuoi Questo andare? tiro è un tiro in progressione. Vai. Se vuoi proviamo, eh. Vai, dimmi tu. Ok. Più dritti. Vado. Sì. Ah, sinistro bastardo. Ah, bastardo sinistro. Ok. Però, cioè, pensavo peggio, ti dico. No, ma la forza c'è, ma solo che. Sai dove ti sento più debole? Qua nel Sì, polso. Nel non sono polso. capace. Sento che sei apribile. Vai. Tu vai tipo come me, in gancio laterale mi sembra. Non, io ti consiglio di chiudere il pollice. Sì. Nocche fuori. Ok. Vado. Sì. Madonna. 1-0. Però tira, eh. Riposati, riposati. Ma io non sono capace su queste La cose. gamba si può appoggiarla per chi dice, ma lui ha appoggiato la gamba, che aiuta la leva, io ho fatto così. Sì, Una so. volta che sono in torsione, Riesce a chiudere per meglio. facilitare bene la parte del corpo, così per la posizione mi tiene più stabile. Però si può Perfetto. fare anche a meno, si può anche inclinare così. Andiamo, voglio provare ad andare in gancio adesso.
un po' più dritto. Vado? Questo è il gancio. Di solito tiro così. Ma io devi di solito girarlo. La cosa di gamba la uso quando sono in attacco, in difesa, quando sono in difficoltà, di solito sto così. Te sei facilmente mi tieni di braccio comunque. Rimani chiuso. Soprattutto in gancio, rimani chiuso, non lasciarti aprire, sennò mi dovrai consumare più energia. Vai. Devo andare in difesa. Wow! In difesa c'è. Ti schiaccio. Non ho previsto la press. Sai cosa devo fare per la press? Faccio vedere. Perché mi metto così e tu cosa fai? Una volta che sono lì non posso fare niente, però posso prevenire. Ho fatto, guarda. Vai. Ah! Allora sì, è una press è peso, nel senso peso. Anche Hermes gliela stavo per fare. Ovvio, ho fatto la press e ti ha tirato indietro. Dico, ma che cazzo fai? Perché effettivamente se mi metto sopra col peso. Però una cosa, io ho sentito il tuo petto nella mano. Nella gara non posso sentirlo, se no ti danno un fallo. Ah, ok. Quando fai la press non devi toccare. Sì. Questo è il trucco per prevenire la press, devo subito tirarti indietro. Sì. Però vediamo se. Mario? E da qui non puoi fare la press. Ah! Mai mollare! Mai mollare, ragazzi! 3 Toccato? In teoria sì, però sì. Vai. E te parte veloce lo adesso stronzo. Sa come fermarmi. Vado? 3 2 Ah, bastardo! Ha fatto finta. Ti prendo seriamente adesso. Bravo Gaggi. Però spinge, dai. Cioè, facciamo il sinistro, voglio vedere come si è messo con le cinghie. Vai. Questa volta voglio mettere bottone dalla tua parte. Vai. Per vedere se cambia qualcosa. Madonna, che cazzo di mano c'hai. Grandissima. Vai, chiudi. Vai. Ok. Ascolta il tuo corpo. Vado. Vedi, qua mi sento molto sicuro. Perché sento che il tuo polso è nelle mie mani. Sei già in difficoltà. Sì, sì, quando. Volendo puoi opporti, non. Prima eri molto più. Sì. Però adesso so che c'ha l'ansia per. Ora non vado. Appena sento che è. Via. Sì, sì, vai. Ma poi mi sento anche più storto di sinistra, cioè proprio non. In che senso? Non sento la coordinazione, di là invece proprio riesco a. No, sinistro proprio, ragazzi. Sì, non si sento poco. Non c'ho la capacità coordinativa. È l'ultimo test, voglio provare a scappare seriamente. Tu provate, come hai detto prima, che volevo impedirti la parte della scappata. Vuoi provare a scappare, quindi ti devo tenere? Sì, se riesci, è un test, voglio provare a non andare forte indietro. Oh, aperto. lì faccio ponte e mi sgancio. Ah, è okay. La parte 2. E lì, sì. Oppure parto fortissimo in gancio. Però secondo me se lì potevo batterti in quel momento, perché ho sentito che ti sei aperto un attimo. Perché faccio fatica a scappare da lì, ho notato. Ok, vai, rifaccio. Però se mi prendi sotto io devo scappare in ponte. 2 1 vai. Ah, ho alzato il polso. Ti ho saltato, qua polso, non esci. Ho saltato il tuo polso. Vedi che io mando un gomito avanti, vedi? Sì, cioè sì, tu sì. Non ti muovi così, cazzo. Lo so. Se fai così va che mi apri subito. Mi sto riprendendo, ragazzi. L'ansia iniziale è finita. Che cosa è successo qui? Praticamente poco prima noi abbiamo tirato di destro. Vi farò vedere solo un tiro tra i tanti, il resto lo vedrete nel suo canale. Ed è successo questo. Ti sento debole di polso. Calmo. A posto? Ho sentito rumore. Ho sentito anch'io. Basta. Però non sembrava uno strappo, tranquillo, No, l'osso che si è mosso. Hai sentito il gomito? E epitrocleite. Ah. Di solito. Vai in ansia. Ho sentito ma poco, non era un top. Ho sentito il rumore No, ho sentito fatto.
però guarda, se la cosa ti può far stare bene, è una cosa che ho sentito anch'io all'inizio quando ho iniziato braccio di ferro. Se l'hai sentito qua, cos'è? Ti farà un po' male, epitrocnite. Sì. Io lo chiamo tipo fase di sblocco, succede una volta, poi dopo un po'. L'abbiamo sverginato. Il braccio può tornare a esprimere potenza. La sera può fare un po' più male, ti dico, oh, quando è sei gatti, che Non è che mi ghiaccio. Non è che mi devi prendere. Perché adesso sei in pump e non lo senti poco. Quando si rilassa potresti sentirlo di più, ma è normale, non ti preoccupare. Vai, ora mi alleno subito, infatti. Vai, 3, 2, 1, vai. Qua è mia, sì, ti apro io, sì, qua. Sì. È tipo una gara di chi sale più in alto con le dita. Sì. Di salire in alto. Vai, 3, 2. Chiudi prima? Ok. Vai. È mia. Ti ho già aperto sopra. Ah! Cazzo. Vedi, sono quelle piccolezze. Ok, okay. Tia, dopo vari tiri al tavolo, qui abbiamo il dinamometro. Avrai già visto il mio reel dove faccio il test del, sì, gancio. Impugni in questo modo. Da qua. Faccio una prova. Ok, 20. Quindi da qua devi sprigionare questa forza qua. Vai. Iau! Che merda. Sarai cotto. 18? 18? No, 18 e 6. Ma dopo i tiri che abbiamo fatto tra destro e sinistro, questo è tosto, ti dico. Pensavo sembrava più facile. No, no. Sei più dritto. Vabbè, 21 e 1. Dai! 22. Ah, 22,7. Continuiamo. Distruzione. 23,2. Dai. 23,9. My friend. 23,9, mamma mia. Sì, sì, gaggi, sì, gaggi. 24,2. Bravo, gaggi, let's go. Dai. Dai! Dai, insisti! 23,3. Ah, basta. Però vediamo il top roll, volevo vedere il top roll. Perché in gancio, finora anche nel tavolo, finora ti ho ganciato, ti dico la verità, ma non sono riuscito a top rollarti. Tipo il barattolo di cetrioli, qua devi fare questo gesto qua, che serve tipo il raising. Questo? Sì, sotto impugna da sotto però. Esatto. Sopra così, così. Non così, ma sopra così. Esatto, perché il gesto deve essere come top roll. Puoi farlo anche dritto, volendo. Io ho fatto 14,4, perché questo sono più debole. E beh, più piccola la presa, ci sta. Aspetta che... O così. Il mio PR! 14,4. Io mi sono aperto il callo, ti dico, anche te. Fa vedere. Minchia, che ci me devi dire queste cose? Io sono un po' una fighetta, cioè, non è che... No, è una merda. 14,1. Quindi questa è la cosa che ero più forte prima. Eh sì, nel raising sei più forte. Così è giusto? Posso? Sì, sì, così puoi. Dai, non trovo più scuse. 16,8. Devo andare solo con le cinghie, a quanto pare. Ok, tia. Grande gaggi. Tanta roba, anche al tavolo. Ci siamo divertiti. Bello tosto comunque, mi è piaciuto. Qualche volta vorrei riprovare anche senza cinghie, devo capire bene. Possiamo fare anche degli allenamentini, ci, sì, sta a portare, volentieri, magari un contenuto insieme dove ci alleniamo. Volentieri. Visto con l'allenamento di Hermes, possiamo vedere il tuo, perché sicuramente ci sono robe diverse. Ci sta. Intanto complimenti anche per il dinamometro, mi ha battuto nel racing, mi allenerò anche per il top roll. Che altro aggiungere? Per oggi il video finisce qui. Come sempre lasciate un bel like, un bel commento, seguitelo sul suo canale YouTube dove fai diversi video, sia tecnici, ho visto che anche qualcosa di intrattenitivo. Un po' stiamo cambiando un pochino, ci evolviamo in base a quello che offre la piattaforma. E esatto. Guardatevi, raga, anche il video di destro, che ci sono delle sorprese, dove stavo per morire, dove Gaggi mi stava per far chiudere la mia carriera. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Grandi ragazzi, grande Gaggi.